Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sempre più critica in Italia a causa della siccità, con diverse regioni costrette a prendere provvedimenti per la razionalizzazione dell'acqua ed alcune che hanno addirittura dichiarato lo stato di emergenza. Le poche precipitazioni della primavera, un 50% in meno del normale, unite ad un inverno ugualmente poco piovoso e nevoso, hanno messo in crisi in questo inizio d'estate le risorse idriche della nostra penisola, con il Po che addirittura è quasi in secca. A rischio quindi soprattutto i raccolti e il bestiame, ma anche la nostra vita quotidiana potrebbe risentire di tali problemi. Nel Lazio e anche a Roma sono stati attivati provvedimenti regionali per ridurre il consumo dell'acqua, non solo perché Emilia-Romagna e Sardegna sono state le due regioni che hanno chiesto lo stato di emergenza a causa della siccità. Sull'isola durante la primavera si è registrato un deficit nelle precipitazioni pari al 70%. Situazione critica anche in Veneto, Friuli, Piemonte e Sicilia, dove le risorse idriche stanno calando rapidamente e la mancanza d'acqua nei fiumi inizia a farsi preoccupante, come per il caso dell'Adige. Qui infatti si è decisa la riduzione della portata del prelievo dai corsi d'acqua. Altro problema collegato alla mancanza d'acqua è quello degli incendi, con la vegetazione così secca, soprattutto nelle zone boschive, altissimo il rischio di incendi, collegato anche ai pochi mezzi a disposizione per poterli spegnere in alcune regioni. Seguite tutti i prossimi aggiornamenti per rimanere sempre informati sull'evoluzione della situazione meteo Sud Italia per capire quando questo periodo di siccità potrà concludersi. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.